Ragazzi, benvenuti in questo nuovo vlog. Lui è Pancrazio, per gli amici il Patrizio e per gli sfigati Pancrazio. Ci stiamo avventurando a una, come potete vedere c'è un sunset a dir poco epico dietro di noi. Ci stiamo avventurando su una cima importante che in pochi hanno fatto. Non pensare che stiamo per affrontare una salita semplice, perché non lo è. Ce l'hai il... Ce l'hai l'ossigeno nello zaino? Ce ne sono poche come loro, perché queste sono le mie. Oh, atomico! Allora, stiamo per affrontare un'arduissima avventura e sono felice di portare con me il mio compagno. È un problema di scarponi. Mi manca questo gancio, vedi? E poi mi manca questo gancio sopra. Guarda che per l'avventura che stiamo per fare infatti, non va bene, è pericolosissimo. Cioè, stiamo comunque 4000 di dislivello. Questo è un segno, vedi? Cioè, 4000 non andate. Ivan ci sta dicendo di fermarsi. Sta dicendo non andate. Io sì, tu? Non ci credo, guarda. Incredibile, eh? Sono fiero di tutti voi. Grazie. Ora c'è il verdetto finale. Ho le chiavi. Giunse un ferro! 10 minuti spaccati. Non un po' di più, perché abbiamo dovuto fare fake che fosse una spedizione. È incredibile! Ma malissimo. Ragazzi, è congelato, sei ibernato. Se qualcuno nei prossimi, tra 10.000 anni lo troverà, sappiate che noi ci siamo stati. Ragazzi, questo è il mio tutorial di come accendere un fuoco rapidamente. Diavolino spray. Accendere un fiammifero con l'accendino. Si è spento il fiammifero. Niente, questa è la prima diavolina che non brucia. Erano lì fuori, magari sono questo potrebbe essere un problema che la diavolina liquida. No, raga, ma non è diavolina, questo è quello per pulire i vetri. Non è diavolina spray. Dimmi che hai filmato tutto questo shaping. E quindi? Quindi attenzione, non si accende così, sei fuori. Ah, ok. No, quello non è fatto apposta. No, pensavo che voglio buttarsi sopra. Però guarda lì come ha preso il mio mucchietto. Potrei aver avuto un'idea. Occhio. Occhio, ho preso. Allora.
davanti tutta la ciurma. Che non si vede, però c'è. Che non si vede, ma c'è. Niente, direi che domani avremo un sacco di cose molto fighe da fare. Buonanotte. Ok, ci siamo. Questa è la vera attrazione del giorno. Nick farà un double. Vuole ammazzarmi. Ma faccio quello di destra il primo, magari mi metto sul naco del secondo. Sì. Che ne dici? Sì. Rischio numero uno. Che ti sa dare la velocità. Arrivo, triplo però io, sono da fammi vedere questo flat 3, dai. Mi fido di te. Ti segui? Sì. L'ho provato! L'ho provato! Vado un po' over, ma di poco. Però l'hai fatto? Lo sapevo che finiva così. Ma lo sapevo, all'inizio ho detto, lo faccio. Ho detto no, non lo fare, non lo fare. Poi quando ti ho visto così. Chi è che va per primo? Tu mi sembravi a posto. Tu secondo, io raga, spero in Dio. Boom, guardo le montagne. Basta, dai. Guarda il panorama. Sì. Fai fare tutto al kicker. Tutto. Ok. Minchia, avete una colata di brutto! Oh. Sei scassato? Ok, sono porco! Minchia, siete esplosi! Ma sei atterrato dove? Sì, ma come ho fatto io a non cadere? Sì, ma giuro, saremmo arrivati... Ma sono io sono arrivato easy. Siete atterrati in un altro? No! Ammetti che l'avete fatto apposta. Wow, io mi fidavo di loro. E poi hai fatto la capriola sulla schiena. Diciamo che non era tanto voluta la cosa. L'ho gestita bene. Io quello non lo chiamerei atterrare bene, ti dico. Poi... No. Io sono arrivato così. Io poi ho preso la stecca e poi ho detto... Ah, mi arriva in testa. Mentre scivolavo la prima cosa ho detto... No, raga. In tutto questo, chi è l'unico uscito indenne? Fra. No, Nick. Il Danny a fianco, credo. Quando stavo per atterrare, ho capito che c'era una cosa che mandavo. Delle urla, dei morti. Io, allora, ho fatto così con la testa. Ho visto lui così, per terra. Sì. Ho detto, vabbè, dai, intanto io atterro giusto. Sì. Cioè, tempo un secondo ero così. Marco in Twitch. Ah, te che ha portato? Sì, sì, in avanti. Sì, però io al posto di fare flat 3 ho fatto flat 5. Sono andato in switch sul knuckle con la testa così e da in mezzo alle gambe ho visto lui che rotolava e il primo pensiero è stato, ecco, adesso gli atterro addosso. E mentre scivolavo, che io per terra così. Frena! Ma io ho visto, ma che cazzo stanno facendo? Io non avevo capito che fossero loro. Comunque, ragazzi, vi dico la verità. Questo è un contenuto fatto apposta solo per voi. Per avere un intro. Vedi il video di...
No, non è vero. 10 più 10 per niente. Comunque oggi giornata incredibile, tutti siamo riusciti a fare una concussion. Quindi avete appannato da un occhio. Ma io che sono veramente in bocca. Faccio prendere il video. Grande. Il Condor. SEO! Presa, eh? Ho sentito tutto a rimbombare. Ma ci credo. Porca ci troia. Credo. Ah. Pensa, è andato anche grosso comunque. Tutta, guarda dove cacchio ha il buco della schiena. Metta Flatley. Beh, è andata bene, dai. Va bene. Porca troia. Ok, direi che è tutto, sia per questo video che purtroppo per questa stagione invernale. Allora, facciamo un super grazie a Mottolino perché veramente ci ha dato la possibilità di allenarci tutto l'inverno nonostante una situazione difficilissima, quindi grazie mille. Salutate Ciurma. Torniamo quest'estate, ci rifaremo. Rifarai il salto? Sì, in bici. Bici. Tu hai detto che finalmente capotterai con la bici su terra. Lei l'ha detto, non io. Perfetto, raga. Io ti sfiderò e tu farai. L'inizio della stagione estiva sarà molto potente. Un po' otto. Oh, più bello di così. Posto. Grazie. Sopravvissuti.